benvenuti in questa nuova puntata di Parco Giochi. Qui Roberto Fanizzi e Francesco Merino. Oggi parliamo di una cosa molto interessante. Vogliamo arrivare a parlare di Alpha Woman, ma non è Alpha Woman Destruction, semplicemente una reazione. Sono pronto già allo strike. Sono già pronto. Questo è sicuro, tanto ormai. Però non capisco che faccio pubblicità in realtà. Però vabbè, andiamo avanti. Questo video si chiama Le ragazze spiegano il sesso ai ragazzi. Robby, tu cosa, se fossi il contrario, cosa spiegheresti alle donne nel sesso? Tutto. Tutto, tipo? Non sanno un cazzo. Lo so. A parte questo, il primo. Lo so. Fanno le preziose. Vero. Non lo sono. Verissimo. Cala della cresta. Cala della cresta. Cala della cresta. Cala della cresta e chiude un po' di più la fissa. A voi. Apritela. Permettendo che le ragazze iniziano. Io? Il sesso? Il sesso. Che schifo. Mai. Io? Solo a quello che lo merita. La parola sesso lo merito io. Tutti. No, più che altro io, mi dà fastidio. Vero. Mi dà fastidio perché le ragazze devono spiegare il sesso. Quando perché i ragazzi non potrebbero fare il contrario? Perché devono sempre essere noi, avete paura perché, se qualcosa va male? Perché per loro siamo quelli bastardi che pensano solo a quello. Quando in realtà lo sono pure loro, però non lo vogliono ammettere. Non siate così molli, vi prego, non siate molli, perché ci scende. Se una donna ha completino abbinato, è lei che ha portato a letto. Se la donna è il completino abbinato, è lei che ha portato a te a letto. Oh, perché capito. Tu lo sai che lei ha il completino abbinato. Tu perché sai che lei è quello l'ho fatto guardato. Apposta, l'ha messo apposta. Ovvio. E che fai? Lei ti sta portando a letto. E perché non te lo dice? Sì, perché vabbè. È donna. Donne. Du du du, da da da. Ma Robby, gustiamoci questi 2 minuti e 34 sì. secondi di video. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Te, non tu che hai portato a letto lei. E quello fa wow. Sei come noi. Ci stai abbandonando. Le ragazze spiegano il sesso ai ragazzi. Minchia, vi spiego un po' di intelligenza. Un consiglio che voi volete dare ai ragazzi durante i rapporti sessuali. Sveglia. E mettono pure quello di America's Got Talent. Scusa, no, sono un po' American. Questo è America's Got Talent. Ah, vero, sì, vabbè, fa pure American Idol, vabbè, fa un macello di cose questo. Che consiglio date, ragazzi, quando sono a letto? Sveglia! Perché è normale, noi dormiamo mentre all'atto. No, no, nel senso loro, perché loro sono così. Sì, perché loro se sono... Se tu sei... Che schifo se tu sei... Che lento. Che palle. Una via di mezzo? Un bel cazzo in culo? Scusa, Robby, non volevo. Family friendly. Family friendly, scusatemi, ragazzi, scusatemi. Un pene nel di dietro. Un pene nel di dietro? No, complimenti, ragazza. Aspetta che mi sveglio. Non cambiate ritmo o posizione quando stiamo per venire. Perché un ragazzo sa... Che cazzo vuol dire? Ma perché un ragazzo sa? Ma se loro stesse dicono... Allora, te lo giuro, appena c'è pure nel video... Che loro stesse dicono ogni volta che fingono. Molte fingono. Lo dicono perché loro stesse. Perché fingono? Pure non ipocrite. Lo so, non lo so. Pure ipocrite. Perché tanto ha voglia che fingono. Che cazzo ce ne frega a noi? Ma che ce ne frega a noi? Hanno qualcosa di buono? No. Family friendly. Ragazzi, no, a parte gli scherzi, mi dà fastidio questo da qua che sveglia, non cambia il ritmo. Ma, sì. Ma è possibile che anche a letto dove sempre può andare voi? Porca puttana. Perché tutti i pelli ce li abbiamo noi? Loro non ne hanno. Beh, no. Sì, invece. Cioè sì. E poi mi sembra mi dà fastidio che allora i uomini se la devono sudare, portare a letto, arriva a letto e devono pure comandare. Cambio ritmo quando cazzo voglio, cambio posizione e cambio quello che cazzo voglio. Prima di tutto, calma, calma. Ha detto ragazzi, non deve fingere perché noi decidiamo. Noi! Noi non dobbiamo fingere! Robby, calma. Robby, il mio armadio. No, il mio armadio è un cazzo. Apnea, il cazzo è sott'acqua. Cogliona! Prima di tutto, apnea. Mamma senti, mia, quello che sto Britney Spears a 50 anni. Non c'è bisogno che ci dici tu, apnea. Minchia, quella cosa di fingere, madonna. Io l'ho detto, io. Ma l'ho poi, detto. Ma aspetta, ma quando mai un ragazzo finge? Mai. In che occasione deve fingere? Mai. No, no, facciamo un passo indietro. No. Facciamo, tu sei la ragazza, ok? Ok. Io devo portare a letto. Siamo nudi. Stiamo scopando. Mm. Vedi che io sono molto bravo a letto. Sono venuto. Dov'è la parte in cui sto fingendo? Secondo te, se fossi una donna? Apro parentesi. Il venire non lo dici tu quando venire. Semplicemente viene e basta. Non come loro che fanno finta. Robby?
Ciccio, non trovo una risposta. Te lo giuro, non riesco a pensare a una risposta perché dicono minchiate. No, no, non ridere, non devi ridere perché è vero, dicono minchiate e basta. Perché un uomo non può fingere. Allora, vuoi che dite tutte queste metafore? Ah, se lei è con pedino abbinato di porta a letto, ti dico una bella metafora per te. Se è un ragazzo di porta a letto, non finge sicuramente, ti ama. In realtà no, c'è un sacco di artisti. E cosa vuol dire Britney Spears di 50 anni che dice prima di tutto apnea? Ti dico, aspetta che mi metto maschera e boccaglio allora. Porca puttana, dai, voglio boccaglio. Dai, ci vuole un tubazzo. Sì, così. Vai avanti. Schiaffi sempre. Speriamo. Tirare i capelli. Schiaffi. Tirare i capelli. Certo. Ok. Una che ha detto una cosa giusta, solo ma schiaffi e tirare i capelli. Ma perché pensi che lo fa? Lo fa per appare quella tipo, ehi, poi. Psh, che fai? Se l'è meritato, se l'è meritato allora. Poi torna. Scusa. Poi tirare i capelli. Poi dalle sue amiche. Quella tiri da sì. I capelli. Poi le sue amiche mi ha tirato i capelli. Ma l'avete detto l'altra volta di discoteca. Ma non siamo tanto pesanti. E in quel caso. Però se dice veramente. Scusa, ma non hai preso sulle donne? Cosa? Non hai preso sulle donne? Aspetta. No. No! No! Cioè. Sì. No, deve parlare. Cosa devi dirti? Cose brutte, molto brutte. Allora, la storia. Cosa è anche l'AIDS, un tumore maligno al cervello e una cancrena al braccio, puttana. In quel modo proprio. Ah, ok, fai schifo, sei una magliera di merda. Esatto. Schifo, merda e porcheria. Poi capoce ti dice, ma non così. Ma che cazzo vuoi? E allora? Spiegami tu quello che vuoi. E questo no, e quello sì, e quello no, e quello sì. Oh! Minchia, un cazzo un tafista da lanciarsi. Minchia, lancio... davvero, vai. Ha fatto spaccare tutta. Faccio in italiano. Un cazzo alla fine si deve entrare, fatti deve entrare. Aprire in due. Non fate la domanda ti è piaciuto, perché quasi sicuramente la risposta è no. Assolutamente no. Mi metto una Barbara D'Urso che io la odio. E con questa che io la odio. Vedi là però che cosa ha detto. Che ha detto? Che fa perché schifo sì, ah. No, no, il fatto che ha detto non gli chiedete se è piaciuto, perché la risposta è sicuramente un no. Quindi è fingere. È fingere quindi. Quindi non siamo noi. Siete sempre voi! Vi deludiamo, vi scende, vi l'autostima, zero. State zitti. Il giorno dopo non sappiamo manco come vi... Il giorno dopo non sappiamo manco come vi chiamate. Però se lo facciamo noi, allora ne... Apriti cielo, apriti sesamo! Calma. Ma come fai? Dovrebbero imparare ad che essere cosa? Che cosa? Un albero di Natale? Il simbolo della taglia? Il simbolo della Bluetooth. Ah, vero? Pensare meno a loro stessi. Pensare meno a loro stessi. Quello che vuole la donna. Ci può stare. No, 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 a me da fastidio loro dicono che la donna è una, quindi per tutte quante è uguale, ma se devono schiaffare un'altra, l'altra non vuole. Quella vuole un ritmo diverso, quella vuole un ritmo un altro. Quella vuole che tu gli dici buttana, quella vuole che tu gli dici buona. Quella vuole che tu gli dia uno schiaffo in quel culo, quella dice non voglio tirare i capelli. Domanda, che cazzo volete? Non fate le cose sbrigative, cioè aspettateci, dai. Aspettateci. Per vedere la seconda parte andate sul canale YouTube Giacomo Hawkman. Ragazzi, facciamo aspetta così, no? Che non vado a vederla. No, non invece sai che ti dico. Lo facciamo la prossima reaction. Ok. Ragazzi, questo è tutto. Ricordatevi sempre il biglietto lo offro io. Ecco, è arrivato. Lo offro io! Perché devi essere così egoista? E tu perché devi fingere? Alla prossima puntata con i Parco Giochi, ricordatevi sempre che il biglietto lo offro io.